A 3 anni e mezzo dalla morte di Valeria Lepore, deceduta dopo 3 interventi chirurgici e circa 40 ore di agonia in 3 diverse strutture sanitarie, oggi parla il papà di questa donna, e Giuseppe Lepore, grazie di essere qui e ben arrivato. Ci sono ad accompagnarlo i 2 avvocati che seguono il caso, Michele Baira e Bruno Sgromo. Grazie di essere qui. Diciamo che è un caso che segna il tema del ritardo nell'esecuzione dei presidi terapeutici e chirurgici. Allora, quando viene ricoverata Valeria, perché? Allora, Valeria va all'ospedale di Manduria, dove accertano che aveva un problema di natura urologica. Non avendo il reparto, la mandano all'ospedale di Taranto. Importante dire che all'ospedale di Taranto arriva con coliche renali, appurano che erano coliche renali, e febbre a 39. In quel momento bisognava fare, questo lo dice peraltro anche la perizia del pubblico ministero, una TAC addome e una terapia antibiotica aggressiva, mentre invece fanno solamente un Rocefin, una fiala sola di Rocefin. È chiaro che non attuano quei presidi fondamentali per curare la paziente, quindi una terapia antibiotica aggressiva, e soprattutto dovevano verificare se era il caso di intervenire chirurgicamente per disostruire il calcolo dall'uretere, in modo che non si rischiasse la sepsi, cosa che invece è accaduta. Perché già i referti appurano che già alle 2 di notte aveva sepsi, e l'intervento lo fanno alle 9 del giorno dopo, alle 9 di mattina del giorno dopo. Quindi anziché intervenire prontamente, demandano l'intervento a più di 12 ore dopo. Quando i testi parlano delle golden hour, che sono gli orari fondamentali per intervenire, che sono quelli vicini. La colica renale è quello che aveva Valeria, cioè una colica renale complicata da una febbre. Giuseppe, qui ci sono i suoi 2 avvocati. Adesso noi facciamo parlare loro con il direttore generale dell'ASL di Taranto, che si chiama Stefano Rossi. Io seguo prevalentemente la parte civilistica e l'avvocato Vaira quella penalistica. Noi stiamo facendo fare anche altre 3 perizie. Abbiamo già avuto una perizia da un medico specializzato in chirurgia. Adesso stiamo aspettando quella dell'infettivologo. Dopodiché chiaramente siamo pronti anche per agire appunto sotto il profilo civilistico. Visto che lei si è reso però disponibile, io questo ho capito, ribadisce la sua disponibilità, eventualmente parlo della parte ovviamente risarcitoria, quindi che attiene al profilo civile, sareste disponibile a offrire un ristoro economico adeguato alla famiglia? Io mi sono già dichiarato disponibile in altre occasioni e in altre trasmissioni. Guardi, direttore, questo attiene più al mio lavoro. Allora, l'accertamento tecnico preventivo, le sa, mira alla produzione di una perizia da parte del Tribunale, ma come lei saprà, non si conclude né con una sentenza né con un'ordinanza. Quindi può rimanere lettera morta. Sicuramente non sarà quello il nostro di percorso. Questo abbiamo preso un aspetto. Vedremo come andrà a finire, e mi auguro davvero che giustizia sia fatta per sua figlia. Grazie Giuseppe. Grazie anche all'avvocato Michele Baira, grazie all'avvocato Bruno Sgromo.